Allora, intanto buongiorno a tutti, questa è la consueta riunione di Articolo 21 ogni lunedì che facciamo da anni alle ore 8:30, consueta ma mai ordinaria, perché è un momento per noi importante, settimanale di riflessione sui temi della settimana, sui temi che verranno e di appunto incontro di articolo 21 per capire anche quali azioni promuovere sia in rete che pubblicamente sui temi che ci riguardano e sono i temi della libertà di informazione e di espressione. E molto spesso per valorizzare appunto i temi che noi dibattiamo tra di noi nelle nostre riunioni di redazione online, cerchiamo di farlo estendendo anche l'invito a figure che come dire, in quest'ambito hanno un ruolo importante, che non sono come dire, direttamente coinvolte nell'attività quotidiana dell'associazione, ma che hanno un ruolo determinante per quanto ci riguarda e soprattutto perché sono vittime di censure, di bavagli per l'attività meritoria che da anni svolgono sulla difesa della libertà di informazione. Allora è chiaro che in questo momento per noi è stato indispensabile creare una connessione con Roberto Saviano, che è un amico di Articolo 21 e che da sempre è chiaramente un paladino della libertà di informazione e di espressione in questo paese. E l'azione di cui è stato vittima recentemente, e cioè la negazione della possibilità di andare in onda con un programma così importante, un viaggio alla scoperta delle organizzazioni criminali italiane come Insider, programma tra l'altro già registrato, è un fatto per noi gravissimo e quindi per noi è stato naturale pensare di promuovere una petizione a sostegno del programma e chiedere che Insider possa tornare in onda in Rai. Quando qualche giorno fa ho scritto a Roberto Saviano per invitarlo alla nostra trasmissione, al nostro incontro online, mi ha detto ringraziandoci, sono giorni difficili, ci proverò ad esserci. Poi lo ringraziamo anche perché subito dopo ha scritto sui social un post in cui ringraziava Articolo 21, Change, per le firme raccolte che sono state moltissime a testimoniare una sensibilità importante di una parte consistente dell'opinione pubblica che, mentre qualcuno vorrebbe appunto oscurare quello che Roberto Saviano con il suo programma cerca di illuminare, cioè la criminalità in questo paese e anche in qualche modo tutti gli intrecci perversi dalla politica alle istituzioni, c'è invece un pezzo importante di paese che non ci sta e che vorrebbe vedere Roberto Saviano in onda e vorrebbe vedere anche una televisione che fa inchiesta e che mantiene la schiena dritta di fronte a vicende che attanagliano questo paese. Io non vado oltre perché insomma Roberto Saviano è il nostro importantissimo ospite di oggi. Intanto chiedo a Paolo Borometti o Elisa Marincola, che dovrebbero essere collegati, se vogliono dire qualcosa, e poi lascerei
la parola a Beppe Giulietti e ovviamente a Roberto. Io sono particolarmente orgoglioso, personalmente e soprattutto come presidente di Articolo 21, di averti oggi, caro, Roberto, e il nostro modo, in questa riunione del lunedì, di testimoniarti tutta la nostra solidarietà e la nostra, vicinanza. Mi permetto anche di anticiparti e la do agli amici di Articolo 21, con alcuni Beppe già l'avevo condiviso, che questa mattina, intorno alle 11, Salvatore Borsellino, fratello dell'indimenticabile Paolo Borsellino, ha predisposto una ulteriore lettera appello che come articolo 21 abbiamo sottoscritto, che verrà inviata ai vertici della RAI, lui, i familiari di Antonio Agostino, Angela Manca, madre di Attilio Manca, Stefano Mormile, fratello di Umberto Mormile, fra gli altri, per appunto chiedere la messa in onda del programma che, come giustamente sottolineava Stefano, voglio soltanto ricordarlo, sommessamente ricordarlo, è già stato registrato, quindi è pure un danno non trasmetterlo, ma è un danno economico. Ma al di là del danno economico, a noi interessa il rispetto dell'articolo 21 e che temi come quelli che tu da anni tratti benissimo possano essere visti da tutti gli italiani per appunto formarsi loro una coscienza civile. Quindi noi ti ringraziamo di cuore, ci siamo sempre stati, ci siamo oggi e ci saremo sempre per testimoniarti la nostra vicinanza, ma anche e soprattutto il rispetto dell'articolo 21 in un momento complicato come quello che stiamo vivendo. Grazie a Paolo Borometti. Elisa. Sì, scusate il ritardo. No, intanto mi associo sicuramente alle parole di Paolo. Noi abbiamo sempre guardato a Roberto Saviano come una figura di riferimento anche per rivelare all'opinione pubblica quello che non va oltre la cronaca della criminalità organizzata, delle vittime della criminalità organizzata, perché direi che la cosa poi più importante è che questo, tutto questo e soprattutto le vittime, soprattutto i danni che la criminalità organizzata e i suoi complici, i loro complici, perché sono tante e diverse e le coperture provocano a tutti noi, allo Stato, alla macchina della pubblica amministrazione. Il danno anche economico e finanziario che questo, ma insomma, Roberto ce lo racconta quotidianamente molto meglio di come possiamo anche sintetizzare noi qui. Quindi per noi Roberto Saviano è un valore anche culturale per il nostro paese e che la principale industria culturale del paese, almeno fin qui così definita, la RAI, dopo aver prodotto poi un programma con lui come autore, conduttore, lo nega al pubblico, beh, per noi è un grave affronto sia al diritto dei cittadini a conoscere, ma anche un affronto, un possibile danno erariale per l'azienda, perché è una perdita di investimento e comunque la cosa più importante è che noi tutti siamo privati di quei contenuti importanti e del racconto di Roberto. Quindi grazie Roberto ancora una volta di essere qui con noi, di poterti rivolgere al nostro pubblico, che credo che sia questo il messaggio più importante che puoi darci, cioè essere insieme ai tuoi, ascoltatori, il tuo pubblico, i tuoi lettori con noi. Beh, chiederei a Beppe Sì, di dire due parole e poi lasciamo a guardate, Roberto. sì, rapidamente, perché so che Roberto, tra l'altro, ha anche altri impegni, solo per ricordare a me stesso e a Roberto, che ringrazio sempre,
che questa è una riunione, è una stranissima associazione, sono anni che ci riuniamo ogni lunedì per l'abitudine di discutere assieme e decidere assieme sempre sui temi della censura, degli editti, delle querele bavaglio nel mondo, in Europa e in Italia, senza distinzioni. Noi non abbiamo mai avuto e non sopportiamo quelli che dicono ah, ma io non prendo posizione, quello non mi è simpatico. Che me ne frega di Fazio? E mica mi è simpatico Saviano. E che me ne frega di Natangelo? E che mi importa del fatto? E che mi importa del domani? È una spirale pericolosissima di chi finge di non vedere, complice, connivente. Sta distruggendo l'articolo 21 della Costituzione, che non si difende per i propri amici, per i propri compagni. È un valore. Senza l'articolo 21 decade la capacità di rappresentare ogni conflitto, di illuminare ogni oscurità. Ecco perché io ringrazio tutta la comunità. Sono stati gli artefici di questa campagna, Stefano l'ha voluta, Aleco Sprete che ci regala sempre i suoi disegni, Graziella Di Mambro, Antonella, Paolo, Elisa. Senza tutta questa comunità non ci sarebbe stata anche questa iniziativa che nasce tanti anni fa, Roberto, con Loris Mazzetti, con Enzo Biagi, con Santoro, il primo edito bulgaro, il 2001, lì nasce. Ed è un tentativo di reagire sempre contro ogni bavaglio. Fatemi ricordare sul sito, lo troverai anche tu Roberto, un piccolo pezzo di Graziella Di Mambro dove segnala che l'Italia è passata in testa per numero di querele bavaglio scagliate dai governanti, ti riguarda, al pari dell'Azerbaigian. Siamo primi nella piattaforma del Consiglio d'Europa. Faremo un'iniziativa con il consorzio che si occupa delle querele bavaglio, sicuramente con noi ci sarà il presidente, tutta la federazione, l'ordine, dobbiamo mettere insieme perché è una questione democratica. Io ricordo che è arrivata un'altra querela di Urso al Report, un'altra querela di Crosetto al Domani, le querele contro il disegnatore Natangelo, le querele contro precari che non citiamo mai, Sara Manisera che si è occupata della mafia al nord, così come Nancy Porcia. E dobbiamo stare attenti, sono i più deboli. Le querele contro Roberto, guardate, noi siamo andati in tribunale. La cosa gravissima, fatemelo segnalare, è che lo querelano e scappano. Non è andata la Meloni, non è andato Salvini. Si nascondono, lo querelano e scappano. Cioè non accettano neanche il contraddittorio nell'aula dei tribunali, neanche le domande. Noi proseguiremo questa campagna non solo con le firme, ma io propongo qui, poi sentiremo anche Roberto, ma propongo anche di promuovere iniziative in tutte le regioni, in tutti i presidi, di chi pretendere la trasmissione di Insider, di difendere la libertà di informazione con durezza. Vi ricordo che avremo tra l'altro alcune campagne che Roberto sta seguendo, le segnalo solo. Verità e giustizia per Giulio Regeni, con grandi iniziative nel mese di agosto e nel mese di settembre. Avremo le iniziative per Purgatori, la prima a Ronchi dei Legionari. C'è il rischio che sia estradato a Saint-Jadore. Il prossimo anno sono i 30 anni dall'assassinio di Alpi Rovati, i 30 anni dagli assassini di Mostar, il decennale dell'assassinio di Rocchelli, la mamma Elisa Signori, la presidente di Articolo 21, e la Greiner sta seguendo la preparazione di Alpi Rovati. Li cito, li ricordo, non ho ricordato Paciolla perché conosco la sensibilità di Roberto, anzi chiedo anche a lui come, dove, quando potrà di darci una mano ad illuminare questi casi come ha sempre fatto, per non parlare dei 140 in carcere in Europa. Sono 140 i cronisti in carcere, sono strapieni le carceri in Russia, in Bielorussia, per fare un solo esempio. Ho terminato solo con due proposte. La prima, che rivolgo a tutta la comunità, ma sentendo prima il parere di Roberto, perché voi sapete qual è il nostro slogan: arrivare ultimi, ma arrivare senza presunzioni, senza mostrare il petto, senza protagonismi. Le iniziative si fanno se condivise da coloro che subiscono la censura, l'offesa o peggio in taluni casi l'assassinio. Roberto ricordava fuori registrazione, noi siamo in registrazione perché poi sarà trasmesso su tutti i nostri canali social, il 12 ottobre udienza finale del processo con la Meloni, che se ricordo bene non si è mai presentata. La proposta che mi permetto di rivolgere: il 12 ottobre siamo a 5 giorni dalla grande manifestazione La Via Maestra, che ci sarà a Roma, da CGL e 80 associazioni. Noi chiederemo che il tema della libertà di informazione sia portato anche in quella piazza.
ma il 12 ottobre, se Roberto e i suoi avvocati lo vorranno, io credo che non basterà più la muta presenza in udienza, come abbiamo spesso fatto con Paolo, con Elisa e altri amiche e amici, ma noi dobbiamo convocare un presidio davanti al tribunale. Noi quel giorno dobbiamo esserci per Roberto, per gli altri che andranno al tribunale, per l'articolo 21. Se a Roberto e agli avvocati non disturberà, gli rivolgo subito la domanda, noi quel giorno dovremo andare. Così come vorrei sapere da Roberto, e ho finito, capire da lui, perché è chiaro che la trasmissione è stata soppressa su un ordine esterno, che ne dica il signor Sergio, è stata subita, c'è stato un ordine esterno e poi la chiusura. Io vorrei capire quali sono gli argomenti urticanti, perché ci sono delle quattro puntate di Insider, come è stata, se è stata mai a lui comunicata la soppressione, capire in che termini gli è stata comunicata, capire da chi ha preso questo atto gravissimo che ricorda e peggiora, come dice il nostro amico Loris Bazzetti, come segnala Tiziana Ferrario e tanti altri, peggiora persino l'editto bulgaro, perché qui si sta proprio addirittura facendo la soppressione della storia e della natura di Rai 3. Guardate che non la fece Berlusconi. Qui c'è qualcosa che va oltre, c'è un elemento di odio, di livore, di sostituzione etica, c'è qualcosa di molto più profondo, altro che ministro della malavita, diciamo. Ecco, quindi io vorrei capire queste cose da Roberto e sapere se lui ci autorizza, se ritiene che possiamo proseguire la campagna. Vogliamo vedere Insider insieme a tanti altri, mai da soli, insieme a tante altre associazioni, mai da soli, e se quindi possiamo darci appuntamento al 12 ottobre. Poi tutto questo avrei potuto riassumerlo così. Grazie a tutti quelli che hanno firmato anche nel mese di agosto, che continueranno a farlo, e grazie a Roberto non per essere stato imbavagliato, ma per continuare da sempre a illuminare le zone dell'oscurità che già erano state imbavagliate. Grazie. Allora Roberto, lasciamo a te la parola. Eccomi, e che dirvi? Innanzitutto grazie, è una fase molto difficile, queste parole mi lusingono e proteggono, grazie alle parole di Paolo, non sapevo dell'appello del fratello di Borsellino, adesso subito mi vado a informare, anzi se puoi scrivermi su questo così provo a farne eco anche sui miei social. Te l'ho mandato su WhatsApp. Grazie, perfetto. Grazie Elisa. L'articolo 21 è con me da sempre e anche in situazioni assurde di assurda solitudine, è con me quando sono nelle aule anche contro i clan, il processo Bidognetti dove non c'era nessuno, e è stato con me dalla prima udienza della Salvini, Meloni, quindi davvero io sono la prova vivente di che cosa significa poter avere accanto persone che fisicamente non ti lasciano solo, fisicamente, nell'aula, proprio fisicamente, e che in un momento in cui ti bersagliano, e questo è un elemento a cui velocemente volevo fare riferimento, quotidianamente, in tutti i giornali della destra e i siti della destra, quotidianamente, se ti senti sconfortato, perché diciamo i giornali di riferimento, quello magari su cui uno scrive, o comunque i giornali, userei l'espressione tradizionale, hanno un atteggiamento a volte di indifferenza, a volte di sana indifferenza per non stare sempre su una polemica, altre volte di codardia. Fatto è che tu ti ritrovi ogni giorno sulle prime pagine dei giornali di estrema destra, come non accade in una democrazia compiuta. Non è che l'intellettuale, il giornalista diventa un rivale politico. Se diventa un nemico politico, a quel punto non è più un problema tra la destra e il giornalista, diventa un problema di libertà di espressione. Perché? Perché non c'è parità tra un leader politico e un giornalista, non c'è parità tra un leader politico e un intellettuale. Bersagliarlo significa toccare lui per far arrivare un messaggio a tutti coloro che utilizzano le sue parole, tutti coloro che sono accanto al suo pensiero, tutti coloro che si schierano contro il governo. Invece qui sembra un'attività normale, cioè in qualche modo se tu critichi, se tu prendi posizione, è come se ti meritassi o comunque entrassi nell'agone e quindi puoi ricevere quelle copertine, puoi ricevere quegli attacchi quotidiani.
che ribadisco non accadono in Francia, in Germania, contro in Svezia, in Spagna, in Portogallo, anche negli Stati Uniti, nel senso persino Fox evita di bersagliare attacchi nelle figure politiche, ma di bersagliare costantemente gli intellettuali, perché lì entri nella minaccia alla libertà d'espressione. Se io prendo una posizione e so che dal giorno dopo mi dossierano e so che dal giorno dopo mi cancellano le partecipazioni, le trasmissioni, adesso ci arrivo, le collaborazioni, e io sono sistematicamente intimidito. E cosa diversa l'attacco a un leader politico, all'opposizione o altro, che cosa ha il Parlamento, agli avvocati pagati, diciamo, dal partito, quindi non paga per esempio personalmente, ha la possibilità di accedere ai media, lo ha per diritto, lo ha per costituzione, quindi è una questione completamente, ha le leve del potere, ha la possibilità di incidere nei dibattiti, nelle scelte dei finanziamenti, nei ruoli, nelle quote. E quindi la furbizia di questo governo è invece di costruire una finta parità. Lui mi ha attaccato, io lo attacco. Falso anche nella forma, perché per esempio Salvini utilizza l'immunità per non presentarsi al processo denunciato da Carola Rackete, per dirne una. Gasparri lo stesso. Gasparri denunciato da me e rinviato a giudizio dalla procura, immunità. Quindi anche nella forma non c'è alcuna reciprocità. Anche nella forma, quando Meloni non viene chiamata a testimoniare, quindi querela e non viene chiamata a testimoniare, Salvini querela e non si presenta, anche se chiamato a testimoniare, almeno per ora. Chiaramente non vogliono testimoniare perché dovrebbero rispondere anche al mio avvocato, dovrebbero quindi rispondere sotto giuramento a delle domande riguardanti la loro attività politica che hanno generato il mio giudizio. Arrivo velocemente alla trasmissione. Io non ho saputo della cancellazione della trasmissione dalla RAI. L'ho saputo dal Corriere della Sera. Nessuno in RAI, neanche le persone che avevano lavorato con me, la sera stessa in cui mi era stata comunicata la cancellazione, sapevano. Anzi, quando mi è stata comunicata la cancellazione dal Corriere, probabilmente il Corriere ha avvertito direttamente al governo, o fonti vicine al governo, mi dicono: a noi non risulta, noi abbiamo appena chiamato in RAI e non risulta che è tutto ok. Quindi lo vengo a sapere, diciamo, dai giornali. Inizia a girare voce nei giornali che è stata violazione del codice etico la motivazione. Vengo messo in parallelo con Facci. Le due cose, insomma, sono due espressioni, ecco, contestate. La mia, tra l'altro, è un'espressione di più di 5 anni fa. Io sono già da 5 anni sotto processo per l'espressione salveminiana, ministro della malavita. Avevo registrato già Insider prima stagione, che già appunto avevo fatto questa dichiarazione descrittiva su Salvini. Viene detto appunto che, avendo ripetuto questa espressione in un post, non ero più degno di fare questa trasmissione. Ha violato il codice etico, come Facci avrebbe violato il codice etico per sessismo, insultando una donna, probabilmente vittima di uno stupro. Allora, la comparazione è inquietante, perché nel caso di Facci è un attacco a una persona inerme, al di là del giudizio che poi darà il processo, una persona inerme per difendere il potere, per difendere il Presidente del Senato. Io ho attaccato il potere e non una persona inerme. Ho attaccato, anzi, il Vice Primo Ministro e il Ministro. Quindi non c'entra proprio nulla, non è che Facci ha ricevuto, diciamo, una vendetta per aver criticato l'opposizione, per aver attaccato una figura dell'opposizione in forma radicale. Nulla di tutto questo. L'altra questione è che furbescamente, e lì si vede che è consigliato quindi da legali, l'amministratore delegato non fa mai riferimento al codice etico.
non fa riferimento al codice etico neanche nella prima intervista che lui rilascia al Messaggero, dove dichiara solo Saviano è fuori dal palinsesti. Fine. E poi rifà una intervista al giornale, anche lì mi sembra proprio per tutelarsi, mi sembrano tutte e due interviste per tutelarsi, dove dichiara non c'entra nulla il codice etico, che io ho a lungo studiato e non ci sono possibili appigli. Il codice etico non fa riferimento a critiche radicali, neanche a eventuali condanne per diffamazione, e soprattutto il codice etico non fa riferimento a comportamenti esterni alla trasmissione, a meno che non si tratti di cose penali molto gravi. Quindi non c'è nulla, ma neanche sulla questione facci, forse un passaggio sul sessismo, ma anche lì, insomma, molto difficile attribuirgli la possibilità di una cancellazione per quella frase. Quindi lui dichiara e sottolinea non solo che non c'entra nulla il codice etico, e alla domanda, ma la trasmissione è già registrata, non c'entra niente il contenuto della trasmissione. Sostanzialmente lui si appella all'arbitrio che l'amministratore delegato ha, effettivamente ha, di cancellare una trasmissione. Chiaramente risponderebbe di danno erariale, ma la strategia in questi casi è che poi la nascondi buttandola fuori, ormai spompa, come si dice, e così la scarichi, non c'è il danno erariale e tutto finisce lì. Diciamo, negli anni io da ragazzino assistevo alle battaglie di Loris, sono molto contento di vedere qui, letteralmente ho imparato, io arrivai a Rai 3 completamente inesperto, ho imparato cosa significava difendere una trasmissione, era un'attività quotidiana, ricordo la sua voce a telefono, la fisicità, Loris ci metteva il corpo, e quello che accadeva nella Rai berlusconiana comunque accadeva in una Rai 3 molto forte, in una struttura che battagliava per il posizionamento, gli orari, la possibilità di finanziamento. In molti casi la cancellazione era impensabile, e qualora qualcuno arrivasse, quando cercarono di fermare Vieni via con me, io non lo dimenticherò mai, beh, facendolo, cioè insinuando la possibilità di cancellazione, la rendevano fortissima la trasmissione, la rendevano attesa, innescavano nell'opinione pubblica un tale livello di curiosità da un lato e di sdegno che poi proteggeva il progetto. Non è quello che sta accadendo solo in piccola parte. In questo caso è perché? Perché è cambiata la politica, perché la RAI è stata smembrata, la struttura, diciamo, trasversale ha indebolito completamente le reti, è sembrata invece una cosa che potesse allontanare lo spettro della lottizzazione. Mi fa piacere anche che ci sia Tiziana, che queste dinamiche conosce benissimo, e quindi si è pensato, ah vabbè, adesso con la trasversalità e il controllo per temi renderà la RAI più libera, e in realtà l'ha indebolita perché ha permesso un controllo trasversale del vertice, vuol dire dell'esecutivo, mentre, diciamo, c'è stato un momento in cui la verticalità delle reti permetteva una possibilità di arginare le decisioni, per esempio, dell'amministratore delegato. Questa cancellazione è inquietante perché avviene su una trasmissione già registrata, quindi loro possono vederla. Gli argomenti erano argomenti, diciamo, particolarmente sensibili. C'era l'intervista alla sorella di Don Peppe Diana, al testimone Augusto Di Meo che fece arrestare l'assassino di Don Peppe Diana, il racconto di Patti, collaboratore di giustizia che ha cresciuto, letteralmente cresciuto, Messina Denaro. Poi c'era l'intervista a Rosaria Capacchione, a un giornalista di destra antimafia, insomma, Palmesano, mitico, uno dei protagonisti della svolta di Fiuggi, un giornalista antimafia del Movimento Sociale, che racconta, no, tutti i vari tradimenti, secondo lui, sono accaduti nella sua parte, ma lui continua, insomma, a riconoscersi nei diari conservatori.
Poi c'era la, come dire, la puntata su una collaboratrice di giustizia di Fiore che raccontava la mafia garganica, assolutamente ignorata dal dibattito politico degli ultimi anni, potentissime sono le organizzazioni garganiche. Cos'è che inquieta? Inquieta che non era una trasmissione di un anno la mia, come facci? Quattro puntate il sabato su temi chiaramente di importanza civile, costruiti diciamo nel rigore tipico insomma che pretende poi Rai 3, che è nella tradizione delle cose che ho fatto, colpisce molto perché in passato quando si arrivava a cancellare, si arrivava a cancellare programmi annunciati ma non già realizzati. Adesso è stato cancellato per esempio il programma, credo che si chiamasse Drag Queen, una cosa del genere. Poi hanno cancellato La Caserma, in concomitanza della guerra. Cioè, ci sono stati in realtà dei precedenti, non sembravano precedenti politici, sembravano più precedenti organizzativo-culturali, cioè considerati non in linea con i tempi, perché c'era la guerra e quindi non volevano fare un reality sulle caserme. Sulla questione della Queen non ho idea, ci sarà stato qualche deriva moralista, non ho idea. Fatto sta che poi queste trasmissioni mi hanno detto che o sono andate in onda o andranno in onda in seconda serata, non so quando, per evitare il danno erariale. Ma dicevo, sostanzialmente la censura politica avviene in questo caso come messaggio. Il messaggio è: non lavori se ti metti contro di noi. Fine. Non lavori se ti metti contro di noi. È un messaggio che arriva agli sceneggiatori, che arriva agli autori. È un messaggio che insinua anche se ti avvicini a certe figure, sappi che ti sporchi, cioè sappi che non avrai la possibilità del sostegno. Oggi, in un'economia così compromessa come la nostra, progetti di serie TV, progetti diciamo editoriali hanno sempre bisogno del sostegno delle banche, e indirettamente nelle banche c'è la presenza del governo. Questo rende tutto più ansioso e spaventoso. E un tempo, come dire, di economia più florida, anche i giornali sentivano di poter sopportare un contrasto istituzionale, perché c'erano i soldi della pubblicità, c'erano i soldi degli abbonati, c'erano i soldi di chi comprava, di chi vedeva, di chi comprava il giornale, di chi vedeva la televisione, quindi gli inserzionisti volevano quello spazio. Diminuendo il numero di persone e sostanzialmente rendendo le trasmissioni tutte uguali. Se ci sono io, c'è un altro, più o meno, c'è un po' di differenza, ma più o meno la pubblicità viene venduta allo stesso prezzo. A quel punto succede che essere cortigiani del potere, qualunque esso sia, destra, sinistra, chiunque, è una specie di istinto se tu vuoi continuare a lavorare. È una specie di istinto. Quando c'era l'europeo, la cosa che racconta la Fallaci, e a un certo punto gli inserzionisti, chi comprava pubblicità sull'europeo, era infastidito da alcune inchieste della Fallaci sulla prostituzione, sull'aborto. Il direttore risponde: e se è così, cioè se fermiamo quegli articoli, vendiamo meno, abbiamo minore impatto, e le vostre borse e le vostre scarpe che vendete sul nostro giornale vengono viste da meno persone. Possiamo benissimo togliere, a quel punto diminuiamo anche la tiratura. Questo argomento, che era chiaramente suggestivo, emotivo, aveva un principio logico interessante, cioè la libertà d'espressione conviene anche, non è solo una libertà democratica, diventa anche un motore economico. Oggi questo non è così. Sono tutti terrorizzati che nel momento in cui sono contro il governo, perdono la possibilità di finanziamenti, di lavorare, salari, stipendi, mutui, vita, famiglia. Quando io vengo invitato, erano, mi ricordo forse 2 anni fa, o l'anno scorso, non ricordo più, al Festival di Ravello, e De Luca cancella la mia presenza. Lo decide lui, non il direttore che poi diede le dimissioni scurati. Decide lui.
Io andai gratis, dovevo andare gratis a presentare il libro al Festival di Ravello. Lui cancella. Le voci che si alzarono contro questo atto incredibile furono poche. Perché? Perché senza il sì del Presidente della Regione tutti i festival campani non potrebbero minimamente esistere. Minimamente esistere. 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa era lo stesso. Diciamo che era lo stesso, la stessa l'influenza del Presidente della Regione. Ma la potenza dei privati, la quantità di soldi che venivano messi, la possibilità di autonomia delle banche, permetteva nei progetti culturali, perché mettevano più soldi, beh, contrastavano. Permetteva di dire, no, Presidente, concordiamo, ma una cosa del genere è impensabile per l'immagine del festival. Adesso tutti zitti. Cosa è cambiato rispetto alla censura di circa la televisione del governo Berlusconi con questa, o anche, diciamo, di Renzi, non è che si sia comportato in maniera così diversa? Innanzitutto la velocità di esecuzione, cioè loro mettono su la scenetta, non mi ricordo qual era la politica, che insomma, cioè, a un certo punto c'è questo tweet della Montaruli, mi pare si ami, e c'è questo tweet chiaramente costruito, no, lì dal gruppo, dalla banda, mi fa una critica, e Salvini la rilancia, chiaramente concordati, e immediatamente arriva in esecuzione, cioè viene dato l'ordine, cioè a quel punto i funzionari sono considerati esecutori, cioè sei stato messo lì per eseguire, qualcuno dirà, ma non è sempre stato così nella RAI? Dipende, ci sono state figure tecnicamente soltanto esecutive, cioè non discutevano, erano state messe lì in cambio, diciamo, dei gettoni ricevuti, dovevano letteralmente, sembra quasi dei passacarte. Altre figure non così. L'obiettivo qual era iniziale? Certamente metti un funzionario, un dirigente vicino al tuo sentire politico, gli lasci una certa autonomia sugli elementi di maggiore drammaticità o gli elementi maggiormente cruciali, ecco, su quello magari la politica si avvicina e ne discute. C'era la questione Sanremo, per esempio, ma c'era molta tolleranza. Persino sotto il governo Berlusconi si occupa dei picchi, si occupa appunto di Biagi, si occupa di Santoro, la vicenda Luttazzi, la vicenda poi che viene appunto Vieni via con me. In realtà quando lo share era molto alto si interveniva, e non con questa rapidità. Cioè la rapidità, boom, immediatamente, addirittura con il presidente della RAI, Marinella Soldi, che chiede di ripensare, di prendersi del tempo, e istantaneamente viene detto non ho bisogno di ulteriori pensieri, di ulteriori riflessioni, ho deciso. Quindi la rapidità di esecuzione è nuova per la RAI, che aveva, diciamo, ci aveva abituato anche con le dinamiche di censura a un tempo più lungo. Ha delle possibilità di interlocuzione maggiori. L'altra questione è che quando parliamo della vicenda Santoro, della vicenda Biagi del passato, stiamo parlando di trasmissioni di un anno, stiamo parlando di contratti di più anni anche, che vennero bloccati o sospesi. Qui si parla di 4 puntate il sabato. E questo significa che la paura loro di anche semplicemente una presenza, d'altronde avrebbero potuto controllare il programma, quindi non c'erano neanche critiche al governo, nulla, mi occupo di altro. Anche solo la presenza gli inquieta, perché è come se, e qui arriva un'ulteriore riflessione, legittimasse la possibilità del dissenso, ancor più se fai un programma di mafia, sul tema mafia. E cioè, se tu fai un programma sul tema mafie, chi ti ascolta, anche dei loro, visto che ormai si gioca purtroppo sempre in questa dinamica di nostri e loro, quindi di perenne conflitto. Quindi il pensiero è, anche i nostri che lo ascoltano, magari gli vanno dietro su questa storia. Magari ascoltano e si intrattengono e imparano e in qualche misura lo considerano credibile. E questo è un doppio problema, perché quando poi lui parlerà di immigrazione o quando lui ci viene addosso, rischiamo che una parte dei nostri gli credano,
mentre è bene che lui continui a cianciare l'immigrazione, è bene che continui a cianciare contro di noi, perché i nostri non gli daranno mai nessuna patente di autorevolezza e di credibilità. Ma se invece a questo gli viene data la possibilità di affrontare i suoi temi in un certo modo, il rischio è che confondiamo anche gli spettatori, cioè che gli credano. E poi credono anche alle altre, secondo loro, fesserie che ci racconta. E mettono giù una valanga di porcherie, per cui vanno a pescare un carabiniere in pensione per farmi attaccare, prendono una persona che mi deve dire attaccare, che poi sta nel partito di Cosentino, dell'Utri e da lì. Cioè, stiamo parlando di tre dirigenti dello Stato, Cosentino e da lì. E del partito Forza Italia, dell'Utri, condannati in via definitiva per collaborazione con la criminalità organizzata. In via definitiva. Ebbene, persone che aderiscono a quel partito in questi giorni sono andati in soccorso dell'AD ad attaccarmelo. Ah, ma non è lui che fa antimafia. Come se poi fosse, diciamo, il mio lavoro dovesse essere vidimato da chissà quale istituzione, come se fosse appunto un poliziotto o un magistrato, nulla di tutto questo. L'attacco all'antimafia sta continuando con la vicenda adesso anche a Fiero De Rao, è impallinato ieri e stamattina su vicende su cui non c'entra praticamente nulla e rientra moltissimo tutto questo, e vado in chiusura, anche in un tentativo, secondo me è riuscito purtroppo, di trasformare l'antimafia in una dinamica di mera repressione, arresto, una declinazione, diciamo, un po' sbirresca, per cui fai antimafia nel momento in cui metti le manette, in realtà quello è soltanto un segmento e spesso neanche il più determinante. Fa antimafia nel momento in cui arresti un po' di spacciatori, in cui sequestri un po' di coca, in cui, diciamo, fai vedere che lo Stato schiaffeggia e arresta i cattivi. Questa declinazione che stanno avendo e ci stanno riuscendo li rende chiaramente forti. Perché? Perché sembrano che in qualche modo sono ai ferri corti quel crimine organizzato, e nel momento in cui invece non discuti sul riciclaggio, gli investimenti, legalizzazione, gestione delle carceri, tutti argomenti su cui loro sono completamente, completamente fragili, perché non danno risposte, non danno risposte. E quindi nel momento in cui gli dici abbiamo però arrestato 300 affiliati, si è sempre fatto, da sotto Antonio Gava, sotto Dalì, sottosegretario agli interni e uomo di Messina Denaro, sempre sono stati fatti gli arresti, sempre. Anche con i governi considerati più vicini alle organizzazioni criminali. Ci sono decine di spiegazioni su questo. Buscetta è il primo, quindi stiamo parlando, oh, 50 anni fa. Buscetta è il primo che racconta a Falcone dicendo che il politico vicino alle organizzazioni criminali deve comportarsi da politico delle istituzioni per essere affidabile. Quindi quando c'è un reato che la procura ha riconosciuto, va arrestato, lui non si può mettere. Frapporre, può aiutarlo, può agevolarlo, può evitare, può far spostare, può dare un'interpretazione diversa. No, ma quella non è mafia, ma state distruggendo l'economia. No, ma non c'entra. Quindi il comportamento non può essere misurato sugli arresti, assolutamente, su ben altre cose. Quelle altre cose sono ormai scomparse completamente dal dibattito, completamente. Il motivo per cui io chiamai, utilizzando l'espressione che Salvemini spese per Giolitti, ministro della malavita Salvini, perché quando andò a Vibo Valenzi parlò del ghetto dei migranti come problema principale in un territorio dove le 'ndrine del Lugo avevano comprato un quartiere nel nord Europa intero, in Belgio, dove c'era uno dei maggiori traffici di coca internazionali. Arrivi lì, c'erano i parenti tra l'altro delle famiglie al suo comizio, arriva lì e il problema sono i migranti, il problema è il ghetto, tra l'altro sfruttato dalle 'ndrine stesse quando c'è la raccolta delle arance. E quindi, esattamente come Salvemini fece di Giolitti, dicendo vengono al sud i suoi podestà, illudono contadini di poter emanciparli dal lavoro
dalla sofferenza in nome dell'Italia rinnovata, invece ne saccheggiano i voti, poi si alleano ai latifondisti. E questo è un comportamento malavitoso, l'illusione, la speculazione, la manipolazione. Questo Salvemini dice di Giolitti quando scende a sud piemontese per raccogliere il consenso, e questi ci cascano. Perché? Perché lui sposta il problema dalla gestione delle terre a individualmente la gestione delle singole famiglie. Vi daremo sicurezza, permetteremo di farvi diventare mezzadri. E poi delegava tutto ai padroni locali, ai capi bastone locali. Io utilizzo questa immagine, tra l'altro scritta in un libro che non fu mai querelato da Giolitti, che si chiama proprio Il ministro della malavita, che fu pubblicato da Salvemini. Io utilizzo questa espressione, motivandola, utilizzando anche la grafica malavita di Salvemini, e Salvini, che probabilmente non conosceva neanche questa cosa, inizia la sua campagna. La sua seconda campagna contro di me, perché Salvini ha scelto me come bersaglio ben prima che io sapessi l'esistenza di chi fosse questo, diciamo, oscuro funzionarietto della Lega, che inizia ad attaccarmi dai suoi social, scegliendomi lui come bersaglio, e neanche sapevo chi fosse, ma questa è una storia di un decennio fa. Quindi nulla, alla fine così si è chiusa la situazione. Solo tramite i giornali Sergio ha anche vergogna, si vede chiaramente che ha vergogna sia di fare interviste video, sia di intervenire direttamente con me o col produttore o con chiunque, perché è puro arbitrio, cioè non dà mai motivazione. Dà una motivazione generica nell'intervista al giornale dove dice: ho rispetto delle istituzioni e rispetto delle donne. Quindi implicitamente, come se stesse dicendo, ma non lo dice in maniera inequivocabile, dice: siccome lui non, cioè io non rispetto le istituzioni e Facci non ha rispettato le donne, li cancello. In realtà va ricordato che in una democrazia criticare anche radicalmente le istituzioni è l'omaggio più importante e più necessario che tu stai facendo all'istituzione stessa. È il principio primo. Se io critico l'istituzione, la sto omaggiando. E quando ci fu il dibattito sulla legalizzazione e Marco Cappato e i radicali mostrarono semplicemente un cartello alla Meloni che stava smentendo i dati che lei stava sciorinando, dati completamente sbagliati, lei dice, ricorderete, non mi lascio intimidire, lei lo sa che io non mi lascio intimidire. Criticare e intimidire? C'era scritto forse qualcosa di ricattatorio, come a dire: se continui io faccio uscire, quello è un'intimidazione, no? Ma dire i dati non sono questi, tra l'altro in silenzio, non urlando, è stata una pratica assolutamente, no, è una protesta, ma assolutamente in dialettica con le regole democratiche. Non mi lascio intimidire, è esattamente questa la questione, cioè criticare e intimidire. Criticare un ministro significa non avere rispetto delle istituzioni? Quindi a breve diremo che sono un disfattista, che sono un antipatriottico, cioè che qualsiasi forma di critica, invece di arrivare in soccorso alla democrazia, demolisce la democrazia. Dannazione, questo è il punto più grave di tutti. Cioè siamo a questo? Davvero questa persona, una LAD della RAI, ha dichiarato che criticare le istituzioni anche in forma radicale significa delegittimarle? E quindi, cioè, immaginate se il capo della polizia avesse negli anni 70, di fronte alle manifestazioni che dicevano qualcosa forse di non vero e di sicuramente atroce, ricordate PSSS, cioè Polizia di Stato SS, immaginate se il capo della polizia avesse deciso di querelare chi faceva quei manifesti, ci sarebbe stata un'insurrezione nazionale. Come dire, anche se voi non condividete, anche se considerate questa un'aberrazione, la democrazia me lo permette. Mi permette, in presenza soprattutto di situazioni conflittuali oggettive, di avere un'opinione radicale. Ma questa la democrazia di Stato l'aveva compreso, tant'è vero che aggirava l'ostacolo, cioè non ti portava in tribunale, ti faceva altro. Ma è un dato di fatto, dannazione. E purtroppo la solitudine, ecco perché sono molto felice di essere qui con voi e di avervi accanto davvero, che ormai tutto questo è considerato ordinario, vabbè, tanto se non adesso la destra, poi ci saranno tutti uguali, no? E quindi sì, vabbè, ma
privilegiato intellettuale, Mangiafranco a tradimento, Sord, ma smettila, cioè non si guarda mai alla situazione così drammatica e così grave. I giornali stranieri, parlo soprattutto di Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, si sono spesi, Zeit, Frankfurt Allgemeine, Le Monde, Guardian, El País, sono tutti intervenuti su questo tema, ma devo riconoscere che anche lì è come se si aspettassero da un governo di estrema destra, che solo in Italia non viene definito tale, ma all'estero è definito ovunque, anche stamattina dall'Economist, estrema destra, viene visto come dire cosa vi aspettavate. E tutti, in realtà, questi media internazionali credevano in un impatto maggiore sull'opinione pubblica. C'è stato, però, diciamo, alla fine questo ha ribadito, è cancellata, fine. Cioè non è che altri, o per colleghi o figure, o per esempio, che sono, il PD ha tolto, che pure ha fatto degli interventi, diciamo, concreti, però non è che ha bloccato tutte le vice direzioni, cioè vabbè, le vice direzioni che ci avete dato, però di fronte a un atto così autoritario blocchiamo tutto, cioè quindi un atto di ostruzionismo in fondo no, perché in qualche modo, ed è questo l'orrore per me più grande, in qualche modo ci sta che un antagonista, cioè Roberto, sia trattato in questo modo, perché in fondo è lui stesso, cioè io, che si è promosso in maniera troppo conflittuale, e quando ti muovi in un modo così conflittuale lo sai benissimo che arrivi a queste conseguenze, quindi è nella scelta e nei fatti stessi che andavi, così lo stanno interpretando anche chi non condivide questa cosa, e nei fatti che chi si comporta in questo modo poi ottiene, diciamo, questo risultato. Se vai per quelle vie, questi risultati ottieni. E non credo che il programma andrà in onda, assolutamente, e adesso quando e se i processi andranno in una certa direzione, questi continueranno a pestare, perché scelgono una figura come la mia, perché probabilmente unisce appunto il loro popolo, e nell'odio, nel disprezzo, perché sintetizza una serie di cose che loro disprezzano, e anche perché hanno necessità di delegittimare un argomento che sul loro, direi pubblico, dovrei dire sulla loro comunità o sui loro elettori, ma dico pubblico apposta, sul loro pubblico è una grande presa. Quindi se io parlassi solo di diritti LGBT, sul loro pubblico non ha alcuna presa. Se io parlassi solo di migrazione, sul loro pubblico non avrebbe alcuna presa. Ma se tu vieni dall'antimafia e parli di migrazione, dannazione se c'è un problema. C'è un problema. E quindi loro hanno necessità letteralmente di eliminarmi con ogni forma, proprio parlo di eliminarmi al dibattito pubblico, perché l'insieme delle due cose infastidisce. Del resto, se non fosse così, con molta furbizia, tu facevi uscire dalla trasmissione, facevi zero pubblicità, la tenevi nel modo peggiore possibile e mi impedivi anche di dire, pur essendoci censura, questo era il lavoro che faceva Loris quando loro facevano così. Cioè ti abbassavano il volume, ti toglievano la pubblicità, ti toglievano gli ospiti e sostanzialmente cosa dovevi fare? Urlavi e chi ti credeva? Diceva sì, vabbè, dite che è censura, invece i risultati non li avete voi. Dite che non vi mancano gli ospiti, ma perché in realtà volete soldi. E il lavoro di Loris era dimostrare, mentre stava accadendo, che era un modo di sabotare la trasmissione, mentre stava accadendo, raccontare alle persone, guardate, questa non è un'operazione fatta per migliorare o perché la trasmissione non sta funzionando, è un'operazione politica. Quindi dovevi dare un'interpretazione agli ascoltatori, perché agli spettatori, perché altrimenti sembrava un'operazione burocratica, cosa che avrebbero potuto fare con me e nessuno ci sarebbe stato a dare l'interpretazione. Nessuno, cosa dicevo? Ma anche se la cancellavano prima di darla, cosa dicevo? Mi hanno censurato, era molto più difficile. Invece la sfacciataggine è che loro non volevano semplicemente silenziarmi. Loro vogliono pestare e colpire uno, perché tutti gli altri, ma già accade, e gli sceneggiatori e gli attori zitti devono stare se vogliono lavorare. Quindi loro hanno proprio bisogno, al contrario, di luce, che la situazione sia gridata, non che sia come potevano fare e hanno sempre fatto dietro le quinte, smontata. Ecco perché è tutto così grave. Parlato troppo. Roberto, grazie davvero, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi.
sappiamo che tu devi andare, sono tra l'altro le 9.30. Ti chiediamo solo, Roberto, se ci confermi che il 12 ottobre, insomma, ti fa piacere che noi possiamo essere... Moltissimo, anzi è un onore, vi confermerò se poi effettivamente sarà il 12. Oh, ok, tra l'altro dovremmo trovare anche un'occasione pubblica, perché io ho ancora qui questa tavola che noi avevamo fatto il 3 luglio del 2018 per te, per la festa di Articolo 21, che ancora non ti abbiamo consegnato, e quindi dobbiamo farlo. Sì, dobbiamo farlo. Allora, intanto ti ringrazio, io lascerei a Loris a questo punto di dire due parole, visto che Roberto lo ha chiamato in causa più volte, e poi, insomma, con l'intervento di Loris direi di salutarci e appunto ti ringraziamo ancora per essere stato con noi. Insomma, ovviamente pubblicheremo poi la registrazione su Facebook di questo e gli altri social network di questo incontro di oggi, e lo promuoveremo sui social come abbiamo fatto con la petizione in questi giorni. Grazie Roberto ancora. Grazie a voi. Loris. Ciao, eccoti. Roberto, ciao fratellino. Ne abbiamo viste insieme. Tante. Tante. Ecco, guarda, secondo me hai perfettamente centrato il vero problema. Cioè, la tua trasmissione non c'entra assolutamente niente. Sei tu che centri, sei tu che devi essere fatto fuori. E attento, perché adesso eliminano 4 puntate. Poi su questo ci sarà un danno d'immagine per te, per la tua carriera, eccetera. Se deciderai di far causa alla RAI, loro utilizzeranno quella causa per non farti andare ospite in nessun'altra trasmissione. Perché questo è il gioco della... però, cioè, mi dispiace parlare un pochino di me, ma quello che mi ha veramente, guardando dall'esterno, tutto quanto quello che ti sta accadendo, e non solo a te, è la debolezza della classe dirigente di questa, dell'azienda. Cioè, non ho letto interviste, non ho letto interventi, non ho... Io dico, ma dov'è la RAI? Cioè, la RAI dei lavoratori? Questo io mi chiedo. Sai, ai nostri tempi avevamo anche un appoggio enorme dal pubblico. C'erano i girotondi, c'erano, hai capito? È per questo che io e qualche nostro amico comune, se anche un po' arrabbiato, ho scritto che questo è peggio dell'articolo dell'editto bulgaro. Perché proprio non c'è la resistenza dentro l'azienda. Tu l'hai spiegato benissimo quando hai parlato di Rai 3. Cioè, Rai 3 abbiamo subito, ma ci siamo anche difesi, e come se ci siamo difesi. Enzo Biagi l'abbiamo riportato in onda dopo 5 anni, ma l'abbiamo riportato in onda. E adesso bisogna riportare in onda Saviano e i tanti Saviano che ci saranno dopo di te. Se lasciamo perdere questo momento, che è quello che loro vogliono, cioè, quindi non facciamoci intimidire, dico agli ex colleghi dell'azienda, lasciamo perdere l'autocensura, usciamo, raccontiamo, portiamo le nostre esperienze personali, lavoriamo a difesa. Cioè, non ci può essere solo Articolo 21, qualche giornale e poco altro. Ci vuole l'azienda. L'azienda è un bene comune, non lo si può lasciare. E lo dico anche agli amici di Articolo 21 che lavorano dentro alla RAI. Cioè, facciamo sentire l'azienda, facciamo sentire i lavoratori. Questa è la cosa importante. E poi niente, io ti abbraccio, vedo che sei sempre cazzuto come i vecchi tempi. Grazie, e spero di incontrarti presto. Anche io, moltissimo. Ciao, grazie, ciao Loris. A tutti. Grazie Loris, grazie Roberto, grazie a tutti. Ciao Stefano, grazie, ciao Beppe, ciao a tutti. È stato un bel incontro, grazie ancora Roberto.